Ed eccoci ad un altro appuntamento che io oserei definire, come la mia collega ha definito poc'anzi me, mitico. Perché questo appuntamento è davvero mitico, ragazzi, è bellissimo. Cioè, insomma, voglio dire, parleremo di materia oscura oggi e sono convinto che sarà una live emozionante. Sono convinto, convinto. Sono molto, molto emozionato. Lo dicevo un attimo fa. Con Gabriele, fra l'altro vi consiglio insomma di vedere questo canale YouTube di questo giovanissimo ragazzo che si chiama Gabriele Di Maggio, sta facendo delle cose meravigliose. Che dire, guardate, quando si dice insomma esistono i geni, non esistono i geni, penso che Gabriele sia come me una persona molto curiosa, fra l'altro visto che è un musicista e quindi evviva i giovani, lo vidi che aprono altri canali per parlare di fisica. Che bello, Gabriele, tanti robe, bellissimo. Io sono felice, sono molto molto contento. Che vi devo dire? Intanto io saluto tutti quelli che sono connessi. Prima di tutto saluto la mia collega Daniela Ambrosi, che fra l'altro è una Lovina sostenitrice, perché Daniela è una degli abbonati al mio canale. Quindi io Daniela ti ringrazio e approfitto per ringraziare tutti quelli che sono abbonati al mio canale, che anche sono Lovini sostenitori, anche semplicemente come Lovini sostenitori, perché quell'€1,99 al mese significa credere nel mio canale e sostenerlo. Poi saluto naturalmente tutta la scuola della professoressa Ambrosi, ovvero il liceo Galilei di Perugia, perché con loro ho già fatto una bellissima live, credo un paio di settimane fa, penso sì, forse un paio di settimane fa, sulle particelle. Sono di nuovo qua i suoi studenti. Io sono molto molto contento di questo, veramente molto contento. E fra l'altro saluto anche la dirigente scolastica del Liceo Galilei, perché ha fatto addirittura una circolare per avvisare delle live che di oggi a 2 settimane ci sarebbero state sul mio canale YouTube. Fra l'altro vi anticipo già, oggi parliamo di materia oscura, martedì prossimo parleremo del bosone di Higgs e fra 2 martedì parleremo degli acceleratori al CERN, quindi farò a queste altre 2 lezioni e chiuderemo il mese di maggio, belli, tutti belli, molto belli. Io saluto anche, approfitto per salutare il liceo Gullace di Roma, la professoressa Georgia Conti, tanti love anche alla professoressa Georgia, a tutti i suoi studenti, perché so che sono di nuovo qua e questa cosa mi riempie d'emozione. Guardate che scrivono anche i ragazzi del liceo Galilei di Perugia, bravi, complimenti, che bello avervi qua. E saluto anche altre classi che sono presenti oggi dell'Istituto Pinchetti di Tirano, provincia di Sondrio, alunni della professoressa Fiorella Cagnetta, fra l'altro amica e sostenitrice anche dell'Italian Teacher Program al CERN, seconda A liceo scientifico, e gli studenti della seconda C e la prima D del liceo scientifico Imbriani, e la seconda A del liceo classico. Abbiamo anche un liceo classico oggi, sono molto contento di questo, molto contento, del liceo classico e scientifico di Pomigliano d'Arco, e presenti con la professoressa Maria Chieffo, un'altra amica, un'altra professoressa speciale nel mio cuore. Va bene, ragazzi, partiamo, perché oggi dobbiamo parlare di materia oscura. Questo è un argomento, so che vi appassionerà, vi sembrerà strano, vi sembrerà molto particolare. Non è difficile comprendere che cosa sia la materia oscura, anche perché non solo ci sono dei meccanismi precisi attraverso i quali la scienza ha capito che c'è questa materia oscura, ma ora una grande sfida della fisica è trovare questa benedetta materia oscura, perché una caratteristica di questa materia oscura è che c'è, ma non si vede, fa sentire i suoi effetti, ma non riusciamo a rivelarla, così come riusciamo a rivelare invece le normali particelle che passano al CERN. Io avevo preparato anche un banner, scusate, dedicato a tutte le scuole. Adesso le faccio scorrere, le scuole fantastiche, meravigliose, con un grande bacio. Bene, allora vi inizio questa live dicendo questa cosa qua. Un pollice, una bella sera d'estate, uscite fuori dalla finestra, puntate questo pollice verso il cielo. E voi riuscite con il vostro piccolo pollice a coprire una piccola parte di cielo, una piccolissima parte di cielo. Beh, in quel pollice ci sono centinaia di migliaia di galassie, lontane chissà quanti milioni di anni luce. Sono là, sono tante galassie. Questa immagine che state vedendo è l'immagine del telescopio Hubble, uno dei più importanti telescopi, che è un telescopio ottico, cioè quello che ci fa vedere
è la luce che arriva dai vari corpi celesti, galassie comprese, e quei puntini che state vedendo, che sembrano puntini, io ve li ingrandisco adesso, in realtà, ragazzi, sono galassie, c'è cioè una cosa meravigliosa, bellissima. C'è però un altro tipo di telescopio, che è il telescopio Chandra, che è un telescopio che riesce anche a vedere i raggi X. Spiegherò un po' più in là a cosa serve in particolare questo telescopio Chandra e che cosa ci fa vedere in più rispetto al telescopio Hubble. Vero è che ormai i fisici hanno capito una cosa. Hanno capito una cosa molto precisa, che io, voi che siete a casa, questo mondo, il nostro sistema solare, la nostra galassia e i 300 miliardi di galassie presenti nel nostro universo compongono appena il 4.9% della materia totale. Io non scorderò mai un'intervista che rilasciò Guido Tonelli, che è un fisico, che disse che suo nipote, guardando una notte, puntando gli occhi al cielo, disse: nonno, ma cosa sappiamo dell'universo? Pensate, questa nipote, anche questa, sono molto, diciamo, curiosa di scienza. E il nonno disse, cioè Guido Tonelli, disse: niente, non sappiamo quasi nulla del nostro universo, perché conosciamo solo il 5%. Cioè, guardate che cosa incredibile. Intanto io pubblico qualche saluto che sta arrivando dai vari partecipanti. Che bello, che meraviglia. Ragazzi, scrivete, le classi, dai, le pubblico un po', perché mi piace sta cosa. Che bello, ci siete, salutate, ascoltate quello che dice la professoressa Conti, se ci siete battete un colpo, salutate, che meraviglia. Quindi noi conosciamo, vediamo appena il 5% di tutta la materia dell'universo, ma c'è qualcos'altro presente che fa sentire i suoi effetti che non vediamo, ma c'è. Questo si chiama materia oscura. Sappiamo che c'è, abbiamo le prove, stiamo lavorando, la fisica sta lavorando per rivelarla, cioè per poter capire, perlomeno per costruire esperimenti o che intercettino particelle di materia oscura che arrivano, che attraversano il nostro pianeta, oppure ricreare le condizioni di energia tale per fare sì che questa materia oscura possa essere ricreata in qualche esperimento. Ma ne parleremo fra un attimo. Poi non ne parliamo. C'è un 70% dell'universo che è composto da energia oscura, che è tutta un'altra cosa, della quale parleremo in un'altra live. Quindi noi oggi ci dedicheremo alla materia oscura e cercheremo di capire meglio perché si chiama così. Intanto, vabbè, diciamo una cosa, non ci deve spaventare il nome, lo faccio così, Dark Matter. Non mi deve spaventare il nome dark matter, perché in realtà dark in inglese vuol dire appunto oscuro, cioè quella cosa che non emette luce, che tu non riesci a vedere. In una stanza buia tu puoi dire che gli oggetti sono tutti dark, sono tutti oggetti, sono tutti oscuri. Tu cammini attraverso una stanza, zoppi il ginocchio, te ne vai a terra perché non vedi il divano. Beh, quel divano fondamentalmente in quella stanza è oscuro perché tu non vedi. Noi abbiamo degli strumenti per poter scrutare il cielo e per poter vedere le galassie. E le vediamo perché emettono luce. Il problema di questa materia oscura è che c'è, ma ha un problema. Non emette luce, non interagisce con la materia e soprattutto è pesante, cioè è presente. Ragazzi, 5% materia ordinaria, 30% materia oscura, vuol dire che qui dentro, intorno a me, ci sono altri 6 professori oscuri che camminano in questa stanza. E quindi questa cosa mi angoscia un po', sinceramente. Vedete, Tommaso del Liceo Galilei, che bello, guardate, quanti siete? Oh, è bellissima questa cosa. Fatemelo dire. Ciao, Lopini. Che bello, bellissimo. Ma che bello, ma guardate, meraviglioso. Ciao, che bello. Scrivete, che ci piace. Allora, cominciamo a dirci. C'è molta folla nella mia stanza. Maurizio, dove stai? Aspetta, Maurizio. C'è molta folla, sì, perché se tu pensi che noi stiamo dicendo che qui dentro c'è una certa quantità di materia ordinaria e c'è materia oscura, c'è molta folla, è assolutamente, lo vedremo adesso fra un attimo. Quindi domandiamoci intanto che cos'è la materia oscura, come so che c'è la materia oscura? Aspetta, vediamo. Attenzione, aiuto, c'è qualcuno alle mie spalle. E come la trovo, sta materia oscura? Cioè, facciamoci queste 3 domande. Allora, rispondiamo innanzitutto alla prima domanda. Che cos'è la materia oscura? È materia,
presente nel nostro universo che non si vede, che è neutra, che è pesante, che non interagisce con le con l'altra materia, con il resto della materia, e fondamentalmente per questo la chiamiamo oscura. Come sappiamo che c'è la materia oscura? Cioè, come mai sappiamo che c'è? Qualcuno sta chiedendo quando è stato affermato che la materia oscura esiste. Allora, vediamolo un attimo. Attenzione, approfondiamo. Intanto ci sono tre prove della cosmologia, perché naturalmente sono i fisici della cosmologia che hanno studiato la materia oscura, guardando le galassie, ponendosi delle domande, facendo dei calcoli. Ci sono tre possibili strade che dimostrano perché c'è la materia oscura. La prima è dovuta alla rotazione delle galassie. La seconda è dovuta agli ammassi di galassie. La terza è dovuta alle misure di precisione in cosmologia. Ah, volevo dire una cosa importante di questa live che sto facendo. Mi sono ispirato con tutto il mio cuore a un mio carissimo amico e fisico teorico, il professor Marco Cirelli, che ha fatto delle lezioni sulla materia oscura meravigliose, è un fisico teorico importantissimo, è uno delle persone, è uno dei professori, dei fisici dei giorni d'oggi, del giorno dei nostri giorni, che potrebbe vincere un Nobel un giorno, se probabilmente le sue teorie verranno confermate. Quindi noi tutti da questa live incrociamo le dita per Marco. Marco, siamo tutti con te! Però lui, siccome è molto bravo anche a spiegare, io mi sono ispirato alla sua live, le sue lezioni, perché per me è un grande maestro Marco, ed è un grande amico, fra l'altro. Allora, tolgo un attimo il banner delle scuole, naturalmente vi metto un live, perché siamo in live. Allora, cominciamo a capire la prima prova per dimostrare l'esistenza della materia oscura, cioè la rotazione delle galassie. Allora, in particolare le curve di rotazione delle galassie. Allora, per poter capire, diciamo, per poter entrare un po' nel vivo di questa spiegazione della rotazione delle galassie, facciamo un esempio con il Sistema Solare, ok? Così capirete un po' meglio. Nel frattempo ancora c'è altra gente che scrive. Ciao Rachele, ciao Alessandro, buon pomeriggio. Ciao Federico, ciao a tutti, benvenuti. Che meraviglia, stupendo. Allora, attenzione, guardate un po'. Il nostro Sistema Solare, io ho individuato nel Sistema Solare, in questo disegno, insomma, questa rappresentazione del Sistema Solare, fondamentalmente avete il Sistema Solare, avete il Sole, avete il pianeta più vicino, che è Mercurio, e il pianeta più lontano, che è Nettuno. Diciamo, le misure ci hanno confermato, insomma, che Mercurio fa un giro intorno al Sole in 88 giorni e che Nettuno fa un giro intorno al Sole in 165 anni. Questo perché? Beh, fondamentalmente perché più è lontano il pianeta, più lentamente andrà quel pianeta. Se andasse veloce, riuscirebbe a sfuggire all'attrazione del Sole e quindi non ruoterebbe più intorno al Sole. Quindi proprio per questioni legate alle leggi che voi probabilmente avete studiato, più vicino è intorno al Sole, per una questione proprio di meccanica rotazionale, più veloce va il pianeta. Quindi questo è quello che succede. Ora, se ne facciamo un giochetto, cioè facciamo un grafico della velocità in funzione della distanza. Guardate molto bene questo grafico, fondamentalmente. Dice Maurizio, come per gli elettroni nell'atomo? Allora, guardate, abbiamo la velocità sull'asse delle ordinate e la distanza sull'asse delle ascisse. Allora, abbiamo Mercurio che è molto vicino al Sole e va molto veloce, quindi poca distanza, molta velocità, e abbiamo Nettuno che è molto lontano dal Sole e che va lento, quindi molta distanza, poca velocità. Praticamente, ragazzi, proporzionalità inversa, tutto torna, molto bene. Immaginate se per caso avessimo trovato un risultato diverso, tipo questo. Se avessimo trovato un risultato in base al quale tutti i pianeti, indipendentemente dalla loro distanza, avessero mostrato la stessa velocità, questa cosa non sarebbe tornata, non sarebbero tornati i conti, perché uno dice, scusa, ma come fa un pianeta molto lontano dal Sole ad essere anche molto veloce? Evidentemente vuol dire che ci deve essere una materia in fondo che compensa la materia di Nettuno. Ci deve essere più materia, in modo che Nettuno
va molto veloce, ma questa grande presenza di materia crea un equilibrio fra la forza centripeta che tira il Sole, che tira Nettuno verso il Sole, l'attrazione, e la forza centrifuga che lo farebbe andare via. Quindi in questo caso noi potremmo giustificarlo solo così, con una presenza di maggiore materia oscura distribuita all'estremità del sistema solare. Perché vi sto dicendo questa cosa? Uno dice, vabbè, ma noi sappiamo che il sistema solare si comporta così. Cioè, i pianeti, più sono vicini, più veloci vanno. Più sono lontani, più lentamente ruotano. Benissimo, molto bene. C'è un problema. Se noi spostiamo questa idea dal sistema solare alle galassie, dovremmo ragionare nella stessa maniera. Cioè abbiamo, ancora una volta, velocità sull'asse delle ordinate e distanza sull'asse delle ascisse. Vedete, la curva A è quella che noi ci aspettiamo, cioè praticamente maggiore la distanza delle stelle. Voi immaginate una galassia formata da 100 milioni di stelle, ok? 100 milioni di stelle, una galassia fatta così, a piatto, ok? 100 milioni di stelle. Le stelle più lontane, quindi quelle che stanno qui, a questa distanza, dovrebbero andare più lentamente, dovrebbero avere una velocità minore. Invece non è così. Invece non è così. Perché i grafici delle galassie, vi faccio vedere adesso un grafico, dovete leggerlo così. Queste curve che vedete, che fondamentalmente, guardate, sono quasi tutte piatte, sono tutte piatte, sono grafici di diverse galassie. Vedete? Questa è una galassia, altra galassia, altra galassia, 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 galassia. Sono tutti nomi di galassie, difficilissimi, ma sono tutti nomi di galassie. Tranquillamente. Avete visto come sono i grafici della velocità in ordinate in funzione della ascisse? Cioè le stelle più lontane presentano la stessa velocità o velocità molto simili alle stelle più vicine. Che è una cosa incredibile, cioè che non si spiega, dalla quale non si poteva dare spiegazione. Allora, attenzione, il primo che fa questo tipo di osservazioni è un certo Zichi negli anni 30, quindi siamo quasi 30 anni fa, 30 anni fa, che sto a dire, quasi 100 anni fa. Però siccome questo professore, questo fisico, era un po' burbero, era un po' scontroso, diciamo, non gli vollero dare molta ragione, fu lui il primo a parlare proprio di materia oscura, e quindi fu il primo a dire, guardate, dalle nostre misurazioni risulta che le stelle più lontane in una galassia hanno un'alta velocità, quindi ci deve essere una massa lì che compensa quell'alta velocità e che fa tornare i conti. Lui fu il primo che parlò in questo senso, ma non fu creduto. Perché? Intanto perché era molto presto per poter dire una cosa del genere, e perché lui non era, insomma, era un po' burbero, era un po' scontroso come persona, se non ricordo male veniva chiamato, insomma, cioè, veniva anche, insomma, era un po' burbero. Dobbiamo aspettare gli anni 70 e la fantastica cosmologa Vera Rubin che confermerà ancora una volta questi risultati e dirà, guardate che qua le cose stanno così, qui ci deve essere una materia che compensa il fatto che quelle stelle lontane dal centro della galassia vanno molto veloci, e questa materia si chiamerà, dobbiamo chiamarla materia oscura perché non la vediamo. Quindi queste proprio sono le prime prove della materia oscura. Vi ricordate che abbiamo detto che c'è un secondo blocco di prove? Il primo, come avete visto, è legato alla velocità di rotazione delle braccia delle galassie. Perfetto. Secondo gruppo di prove è legato alla collisione degli ammassi di galassie. Cioè, guardate qua, praticamente qui avete, da questa parte, vi faccio vedere una cosa, scusate, lo faccio con il bianco. Vedete questo cerchio che faccio e quest'altro cerchio che faccio? Qui avete nel cerchio grande e nel cerchio piccolo degli ammassi di galassie. Cioè in una certa regione di spazio ci sono 100, 1000, 10.000 galassie, tutte vicine, che si spostano con una certa velocità. Voi immaginate queste galassie come se si compenetrano, passano una nell'altra, come se si attraversassero una nell'altra. Vi faccio vedere una simulazione. Quando questi ammassi di galassie si passano l'una nell'altra, naturalmente succede qualcosa. E i nostri telescopi possono dirci qualcosa. Allora guardate, questa è una simulazione, vedete? Era partito da sinistra un piccolo ammasso di galassie. Hanno un risultato ai raggi X, che ci fa vedere un'altra cosa,
che è quella cosa che vedete ora, quel bagliore rosso che si vede dietro le galassie, perché passandosi una nell'altra le galassie, le polveri di cui sono fatte le galassie, c'è attrito fra di loro, e questo attrito si riscalda e produce raggi X. E poi possiamo vedere questi ammassi di galassie sotto un'altra luce, che è quella della lente gravitazionale. E lo spiegheremo fra un attimo, un effetto bellissimo che ci ha spiegato per primo Einstein, grazie alla sua relatività. Allora, spieghiamo da un punto di vista ottico. Ancora una volta, vedete, abbiamo da una parte una galassia grande, grossa, che è passata, qui lo scontro è già avvenuto, si sono passate l'una nell'altra, e a destra avete l'altro gruppo di massi, ammasso di galassie piccolino. Come vedete, il telescopio ottico, per esempio Hubble, quello che ci fa vedere è semplicemente la luce che queste galassie emettono. Ragazzi, pensiamoci bene, fra una galassia e l'altra, ci sono, c'è l'infinito incredibile di vuoto completo. Quindi la probabilità che una galassia si scontri con un'altra è praticamente pari a zero, come se voi buttaste, vedi ho scritto della sabbia, come se voi buttaste in una spiaggia a 100 metri di distanza un pugnetto di sabbia contro un altro pugnetto di sabbia, che vanno veloci. È difficilissimo che un granello si scontri con un altro granello, quindi fondamentalmente questi ammassi di galassie, queste galassie non si scontrano fra loro. Diverso è quello che ci può dire, per esempio, il telescopio Chandra a raggi X. Siccome c'è una nube in queste galassie, queste nubi fanno attrito fra di loro, quindi quando queste galassie si attraversano, questa nube emette un bagliore, emette un calore che noi riusciamo a vedere attraverso i telescopi a raggi X. Vedete, quel bagliore è quel tratteggio bianco, il bianco tratteggiato che vi ho fatto. Quello praticamente sarebbe, insomma, diciamo, la rimanenza di questo bagliore. Ma c'è qualcosa che i telescopi non ci possono assolutamente dire. C'è una parte che i telescopi non vedono, che è appunto la materia oscura, cioè attraverso un'altra tecnica che viene chiamata lente gravitazionale, attenti, è molto carina questa cosa, si riesce a capire che quegli ammassi di galassie hanno una massa molto, molto, molto maggiore rispetto a quella che mostrano i telescopi. Vediamo come. Intanto, ecco qua, il metodo viene chiamato metodo della lente gravitazionale. La lente gravitazionale è un effetto spiegato grazie alla relatività generale di Einstein, perché la relatività generale di Einstein dice che quando c'è una grande massa, questa è capace di deformare lo spazio-tempo ed è capace di deformare anche la luce. Quindi una grande massa è capace di deformare anche la luce. Ricordatevi che la relatività poi è stata provata dal punto di vista sperimentale da Eddington, dopo che Einstein ha appunto spiegato che anche la luce veniva deformata dagli effetti delle grandi masse, ma questa cosa della deformazione della luce si può spiegare anche da questo punto di vista. Allora, guardate questo disegno qua, questo disegno di destra. Che cosa avete qui a destra? Avete in alto una galassia, questa qua. Al centro avete il cosiddetto bullet cluster, cioè quell'effetto che avete visto, insomma, no? Che si passano fra di loro, che si attraversano fra di loro. Ok? Questo bullet cluster. E poi avete qua sotto il nostro fantastico pianeta Terra. Ok? Il nostro fantastico pianeta Terra. Allora, facciamo che noi dal nostro pianeta Terra, con un telescopio, riusciamo a vedere questa galassia che è dietro le altre galassie. Si può fare questa cosa qua? Sì, si può fare, grazie al fatto che la luce che viene emessa da quella galassia si deforma grazie alla relatività generale di Einstein. Si deforma per la presenza di questo ammasso di galassie centrale. È chiaro? Quindi questi due, diciamo, io ti ho disegnato due raggi di luce, questo e quest'altro. Dovrebbero andare così, vedete? Se non ci fosse l'effetto di lente gravitazionale e non ci fosse la relatività di Einstein, questo dovrebbe andare così, dritti dritti. Quindi, invece in questo caso,
noi riusciamo a vedere, cioè quei raggi si deformano grazie al fatto che c'è al centro questa grossa presenza di queste galassie. Ragazzi, è come se voi, per esempio, siete in una stanza, guardiamo l'immagine di sinistra, quest'altra immagine qua, è come se voi siete in una stanza buia, completamente buia, ma in questa stanza c'è una lampadina, ok? Voi riuscite a vedere quella lampadina, benissimo, la vedete, ha una certa forma quella lampadina. Se io però all'improvviso vi metto fra la lampadina e i vostri occhi una lente di ingrandimento, dentro la lente di ingrandimento voi la lampadina non la vedrete più così, ma dentro la lente la lampadina la vedrete così, cioè la vedrete deformata. Allora, voi non sapete che c'è una lente di ingrandimento dentro la stanza. Capite che c'è la lente perché la lampadina la state vedendo deformata. Quindi, in fondo, queste galassie centrali, questi ammassi di galassie, mi fanno vedere l'altra galassia perché deformano i raggi di luce. In base, questa è la meraviglia della relatività. Io voglio pubblicare questo bellissimo commento di Alex. Effettivamente, Einstein ci ha regalato queste spiegazioni stupende. Grazie a questo effetto, Alex, di lente gravitazionale, noi riusciamo a capire, grazie alla deformazione di questi raggi luminosi, noi riusciamo, la fisica riesce a calcolare la massa di cui è fatto quel bullet, quell'ammasso di galassie. E indovinate un po', viene fuori una massa molto maggiore di quella che vediamo con i telescopi. Seconda prova che la materia oscura c'è. Capito? Quindi gli ammassi fondamentalmente ci dicono che esiste materia in più, ma questa materia non emette luce perché noi non la vediamo, è neutra perché non ha carica e soprattutto non interagisce con le altre particelle. Quindi c'è proprio questo problema fondamentalmente. Terza prova, la prova di cosmologia di precisione. Attenzione, io vi ho messo questa immagine. Questa è, guardate, girate intorno con gli occhi, la mappa dell'intero universo fotografato dai telescopi con la Terra al centro. E ovviamente la Terra non è al centro, ma semplicemente noi siamo sul pianeta Terra e quindi noi osserviamo l'universo attorno a noi dal pianeta Terra. Non rappresentiamo una posizione centrale, ovvio, chiaramente. Come si presenta questo universo ricostruendo questa mappa sui telescopi? Ve lo ingrandisco, ve lo faccio vedere un po' meglio. Guardate come si presenta l'universo. Quello che vedete è una ragnatela, sono come dei grumi di galassie. Quelle sono tutte galassie. Ricordatevi, ragazzi, che le galassie nell'universo sono miliardi. Si pensava a 300 miliardi di galassie, probabilmente adesso sono molto, molto, molto di più. Queste galassie però come si presentano distribuite nell'universo? In una maniera un po' particolare. Cioè, vedete, formano una specie di ragnatela, ma che non è neanche regolare. Guardate che forma ha. Guardate, non c'è una densità omogenea, non abbiamo un'omogeneità di densità, ma abbiamo una distribuzione un po' strana, a grumi. Allora, questa distribuzione che non è omogenea, bisogna spiegarsela. Allora, la fisica dice, chi ha creato questa ragnatela? Cioè, chi ha fatto sì che queste galassie siano distribuite in questa maniera? Risposta, la materia oscura. Cioè, la presenza di altra materia che non si vede, ma che ha fatto distribuire le galassie in questa maniera. Ora, siccome il problema è questo, noi possiamo fare una cosa, ma speriamo che riesca questa cosa di YouTube. Io ho cercato una simulazione, cioè noi possiamo, con gli strumenti matematici, e in particolare c'è il progetto Aquarius della collaborazione Virgo, che ha simulato una specie di evoluzione dal Big Bang ai giorni nostri della distribuzione della materia nel nostro universo, cioè della serie. Facciamo una simulazione. Consideriamo in questa simulazione presente anche la materia oscura. Vediamo come si distribuisce l'universo. Rifacciamo la simulazione e mettiamo che la materia oscura non c'è. Come si distribuisce l'universo? Cosa è successo? Vediamo un po' se si vede sto video.
dovrebbe vedersi. Allora, qua dovresti vedere, eh no, non si vede. Si è scollegato l'iPad. No, sì, si vede. Lo vedete? Penso di no, è vero, non riuscite a vederlo. Secondo me non si vede. Non si vede? No. Provo a collegarmi di nuovo, vediamo un po'. No, secondo me non si vede, è vero? No. No, non si vede. Un attimo. Ci avevo provato anche l'altra volta durante la live, ma vedo che poi quando si connette con YouTube perde la connessione. Cioè praticamente è come se... Ci provo un'altra volta per curiosità. Vi voglio far vedere questa simulazione. Sono proprio curioso di farvela vedere. Il problema è che poi nel momento in cui faccio questa cosa qua si disconnette. Vediamo un po' se riuscite a vederla. Eccolo, sta andando, forse leggermente, appena appena. Vediamo. Ma si vede proprio poco, cioè non si vede niente. Un attimo solo. No, non si vede. No, non si vede. Comunque la potete cercare, vi dico poi come cercarla, non vi preoccupate. Niente, allora torno alla rappresentazione che stavo facendo. In pratica, in questa, diciamo, simulazione, quello che si vede è che mettendo dentro, considerando la materia oscura come parte dell'universo, queste particelle, questi miliardi di particelle che rappresentano, diciamo, l'evoluzione delle galassie, quindi la materia, dal Big Bang ai giorni nostri, poi la creazione delle galassie, praticamente queste particelle si vanno a ridistribuire esattamente come i telescopi li stanno vedendo oggi, cioè in questa maniera. L'immagine ve la posso far vedere, quella sì, non vi preoccupate. Eh sì, il bello della diretta succede, effettivamente. Ecco qua, la simulazione praticamente piano piano restituisce questo risultato, che se notate è molto simile al risultato che vi avevo fatto vedere prima. Guardate. Se voi confrontate questo, che è quello che vedono i telescopi, questo qua, con questo invece che viene simulato considerando la materia oscura, cioè facendo sì che ci sia materia oscura e che quindi questa materia oscura abbia una certa azione sulla materia ordinaria che noi vediamo intorno a noi. Infatti, da un risultato completo del confronto, eccolo qua, il confronto, guardate, voi vedete in alto quella immagine, guardate, questa parte qui, che sto sottolineando è la parte osservata di universo, quindi la distribuzione delle galassie. E invece quest'altra parte qui è la parte simulata. Questa è la simulazione. Se voi andate a confrontare, ragazzi, osservazione e simulazione sono molto molto simili. Se andate a fare, cioè nel momento in cui si va a fare questa simulazione senza considerare la materia oscura, le galassie si uniscono, si accrocchiano, non so come dirlo, si creano dei grumi molto più densi e molto più distanti fra loro, cioè questo effetto ragnatela è molto meno evidente. Quindi evidentemente deve essere presente nell'universo qualcosa che ha fatto creare questi ammassi, queste ragnatele, questi muri galattici, immaginate queste cose meravigliose delle quali sto parlando, li ha fatti creare perché c'è questa presenza di materia oscura. Se non ci fosse, le galassie non si sarebbero distribuite in quella maniera. Quindi pensate un po' che meraviglia. Quindi praticamente, insomma, le prove che dimostrano che la materia oscura c'è. Abbiamo visto la rotazione galattica, prova numero uno, gli ammassi di galassie, prova numero due, e queste che vengono chiamate misure cosmologiche di precisione, prova numero tre. Ovviamente, ragazzi, la mia è una spiegazione semplificata di tutto, ma voi potete trovare l'universo e oltre in internet anche di queste cose e approfondirle. Quindi la materia oscura c'è, punto e basta. Ora abbiamo due strade. La fisica si è trovata di fronte a due strade. Ha detto, forse questa domanda ve la starete facendo anche voi nella vostra testa. Voi starete dicendo, forse è sbagliata la fisica. Probabilmente le regole, la matematica scritta nella fisica è sbagliata. Quindi noi non riusciamo a fare determinati calcoli o i calcoli ci vengono male perché le formule devono essere riviste. Questa è una strada. Altra strada, ok, c'è la materia oscura, perfetto. Allora dobbiamo trovare delle particelle oscure. Dobbiamo trovare delle particelle associate a questa materia. Aspetta.
C'è un compleanno di un amico che devo dire perché ho visto questo messaggio un sacco di volte. Allora, aspetta, facciamo questi tanti auguri, cantiamo tutti insieme questo tanti auguri, un attimo, momento, all'amico Stefano, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, caro Stefano, tanti auguri a te. Chiaramente, mi raccomando, che meraviglia, ma guarda che bello, questa cosa di volere gli auguri mi fa un piacere pazzesco. Meraviglioso, ma tanti tanti baci a tutti i lovini che vogliono gli auguri da me. Allora, perfetto. Quindi abbiamo due strade. C'è una fisica oscura. Fisica oscura, ragazzi, è una provocazione per dire c'è una fisica che non abbiamo ancora scoperto. Chiaro? Forse c'è una fisica che non abbiamo ancora scoperto. Oppure ci sono le particelle oscure? Guardate che qua io vi ho già messo un punto interrogativo vicino alla fisica oscura e un punto esclamativo vicino alle particelle oscure, perché sta scritto siamo live e non si legge. Praticamente sto già dicendo che fisica oscura non ce n'è, però ci sono le particelle oscure, o perlomeno si pensa che le particelle oscure ci siano e le dobbiamo rivelare. Allora, andiamo in ordine, andiamo in ordine. Proviamo a vedere se c'è una fisica oscura. Cioè, se non abbiamo capito qualcosa, cioè magari c'è una fisica che deve essere rivista e che ci spiega le anomalie che abbiamo spiegato. Lo guardate, vi faccio capire un po' meglio come possiamo impostare questa cosa. Torniamo un po' indietro, lasciamo perdere un attimo il discorso della materia oscura, un attimo. Andiamo al 1850, a Urbain Le Verrier, che era un fisico. In quel periodo c'erano dei calcoli, le cosiddette anomalie dell'orbita di Urano, che non si riuscivano a spiegare da un punto di vista matematico. Allora Le Verrier disse: sai che c'è? Secondo me esiste un altro pianeta lì, in fondo al Sistema Solare, che noi non abbiamo visto. Lo chiamiamo Nettuno. Dopo qualche anno si scopre questo pianeta. L'applauso a Le Verrier, che ha scoperto il nuovo pianeta, e quindi quelle anomalie. Quella anomalia nell'orbita di Urano è stata spiegata grazie alla presenza di un altro pianeta. Ok, partita chiusa. Passano circa 10 anni, 15. Arriviamo al 1859. Ancora una volta, un'altra anomalia, questa volta legata a Mercurio. Le Verrier, anche in questo caso, dice: siccome la fisica non riesce a spiegare l'orbita di Mercurio, io ragiono come Urano. Probabilmente esiste un altro pianeta vicino a Mercurio che non abbiamo visto, lo chiamiamo Vulcano, questo pianeta. Cerca e cerca, cerca e cerca, cerca e cerca, cerca che ti cerca, col cavolo trovavi Vulcano. Vulcano non esiste, perché arriva nel Novecento il mitico Einstein, hashtag come lui non c'è nessuno, Einstein, hashtag come lui non c'è nessuno, fidatevi. Come Einstein, non sta nessuno, nessuno, e si pronuncia Einstein. Facciamolo insieme, 1, 2, 3, Einstein. Arriva Einstein che dice: in realtà voi non vi spiegate le anomalie di Mercurio perché fondamentalmente bisogna fare una correzione relativistica, bisogna usare la relatività per modificare le leggi di Newton. Perché Mercurio si trova molto vicino al Sole. Il Sole ha una grande massa e quindi il suo effetto di deformazione spazio-tempo si sente particolarmente per gli oggetti vicini. Quindi è Einstein che fa delle correzioni relativistiche per spiegare l'orbita di Mercurio. Tutto a posto. Quindi i fisici fondamentalmente pensano: bene, allora, siccome Einstein, hashtag come lui non c'è nessuno, ha fatto delle correzioni relativistiche alla legge di Newton, forse vi ricordate quella prima prova delle famose galassie, le stelle lontane che vanno molto veloci? Forse la forza, bisogna rivedere le leggi newtoniane anche per quelle galassie e fare una correzione matematica. Chi ha fatto questo? Lo ha fatto un fisico che si chiama Milgrom, e l'ha fatto negli anni 80. 1981, Milgrom, sulla falsa riga di Einstein, dice: sapete che c'è?
noi possiamo modificare la formula che tutti quanti conosciamo, la legge numero 1 della dinamica, F uguale M per A, che lega la forza all'accelerazione, la potremmo modificare aggiungendo un piccolo termine aggiuntivo, un mu con A, che la va ad aggiustare matematicamente, cioè che fa sì che ci tornino i conti su quel grafico che avevamo visto, questo qua, che avete visto all'inizio di questa lezione. Vi ricordate? Dove tutte le stelle, non importa quanto sono vicine o lontane, hanno tutti la stessa velocità. Ora, ragazzi, dentro quella mu con A c'è una certa dipendenza dall'accelerazione. È una formula difficile, complicata. Io vi voglio dire, se aggiungiamo quel termine, questo grafico ritorna. Con la legge di Milgrom, con le osservazioni di Milgrom, le cose ritornano. Quindi Milgrom riesce a spiegare con una fisica modificata la velocità, la famosa rotazione delle galassie, cioè spiega la ragione numero uno, ma non spiega gli ammassi di galassie, non spiega la lente gravitazionale. Quindi la spiegazione di Milgrom di modificare la fisica, fare delle correzioni matematiche alle formule per far tornare i numeri, non regge su tre prove, su due cade. Su due cade, regge solamente su una. Quindi non è finora, cioè oggi, 2020, non c'è stato un altro fisico che ha detto vabbè, ragazzi, qua la matematica la dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiarla la matematica, perché non funziona questa matematica. La materia oscura non c'è, non esiste. Allora, diciamo che io dico, per esempio, la materia oscura non esiste, non c'è. Quindi dobbiamo trovare una nuova legge matematica che la spieghi. Finora non è successo. Sarete voi a scrivere questa legge matematica che cambierà le cose? Benissimo, fatelo, scrivetela, perché finora questa cosa non ha funzionato. Quindi finora il cambiare la fisica non ha funzionato, cioè il pensare che la materia oscura non esista e che quindi è sbagliata la fisica così come l'ha scritta Newton, finora non è stato provato. Regge Newton, regge Einstein, stanno tutti belli in piedi. Ah, ti ringrazio Ioni, ti ringrazio, penso di no, ci proverò tesoro, ci proverò. Vediamo, Frankie, il professore, lei mi ha salvato ben 5 volte. Yeah! Frankie? Yeah! Scusate, ma quando guardo... Vedete che bello, guardate, questi commenti mi piacciono assai. Dice Ion Lama, professore, ho 14 anni, non sto capendo niente, ma mi piace. E questo ci piace, questa è la cosa bella. Perché ti posso dire una cosa, Ion, quando tu diventerai più grande... E magari avrai qualche informazione in più, matematica, eccetera, eccetera. Rivedrai questa live, rimarrai scioccato. Ma quanto è bella questa cosa qua. È difficile, la materia oscura non è un argomento semplice, ragazzi. Allora, praticamente abbiamo detto che la fisica non dobbiamo toccarla. Allora, a questo punto, dobbiamo farci persuasi che la materia oscura c'è, esiste, esistono delle particelle oscure, oscure, pesanti, perché la materia oscura ha una grossa presenza, l'avete visto? 30% dell'universo contro il 5% di quella ordinaria. Stabili? Stabili che vuol dire, ragazzi, come l'elettrone, come i quark up and down, andatevi a rivedere la fisica delle particelle, quella che ho fatto 2 settimane fa, cioè delle particelle che esistono per sempre, che non decadono. E neutre. Allora, il modello standard che vedete qua, che descrive tutte le particelle della materia ordinaria, ragazzi, li possiamo mettere una bella croce sul modello standard, lo possiamo cancellare, perché la materia oscura non può essere cercata nel modello standard, perché se voi andate ad escludere, andate a trovare particelle pesanti, stabili e neutre, queste particelle nel modello standard non ci sono, le dobbiamo cercare da un'altra parte. Sono particelle nuove, dove le cerchiamo? Come facciamo a cercarle? Allora, un approccio, qui stiamo entrando nella seconda parte di questa spiegazione. Un approccio è cercare queste particelle nella nostra galassia. Perché vuoi sentire, se abbiamo detto che la materia oscura sta dappertutto, sta nelle galassie più lontane, starà pure nella nostra galassia. E quindi evviva, vediamo. I fisici fanno un'ipotesi della massa della materia oscura. Allora, attenzione, molto, molto, molto bella questa ipotesi. Che bello, scusate, pubblico questo argomento, si impara, si approfondisce l'argomento in modo assolutamente leggero e divertente. Mario, un bacio, che bello, grazie, grazie mille, grazie mille. Qualcuno dice, sono
Ecco, vedete, per esempio, Maurizio dice sono ciccione queste particelle di materia oscura. Effettivamente, Maurizio dice una cosa giustissima, dice una cosa corretta, perché l'ipotesi, l'idea che la fisica si è fatta sulle particelle dark, che io vi sto segnando con questo colore, questa grossa particella viola, vedete? Questa particella dark, è che la massa di queste particelle sia fra 10 e 1000 GeV. Ora, fermiamo il mondo, un attimo, fermate il mondo. Voi non siete abituati alla massa in GeV. Voi siete abituati alla massa in chilogrammi. Ma la fisica, che ragiona con Einstein, tira fuori la massa anche in altre unità di misura. Si può prendere l'electron volt come unità di misura della massa e quindi diciamo che il giga electron volt sono miliardi di electron volt. Quindi si pensa che le particelle di materia oscura abbiano una massa compresa tra i 10 e i 1000 GeV. Il protone, ragazzi, ha una massa di 1 GeV e l'elettrone ha una massa di 0.5 MeV, cioè 2000 volte più piccola. Insomma, state capendo che queste particelle di materia oscura sono dalle 10 alle 1000 volte più grandi come massa rispetto al protone. Ora, voi lo sapete che noi siamo sempre attraversati dai raggi cosmici? Lo sapete che noi siamo inondati dai raggi cosmici, che sono le particelle elementari che arrivano dal cosmo? Lo sapete che se mettete un pollice così, oggi è il giorno dei pollici, metti il pollice così, metti il pollice così, metti, tutti quanti, tutti il pollice così. Da questo pollice, se voi contate 1, 2, 3, cioè un secondo praticamente passato, stanno passando in questo momento 300 miliardi di neutrini, che sono le particelle più piccole. Noi siamo inondati da particelle. Allora, anche la materia oscura ci sta attraversando. Ogni secondo un essere umano viene attraversato dalle 300 e le 3000 particelle di materia oscura. Voi ve ne state accorgendo? No. Allora dobbiamo farci una domanda. Come la vediamo questa materia oscura? Come possiamo vederla? Allora, ci sono tre strade per vederla. Rivelazione diretta, rivelazione indiretta e produzione di materia oscura. Vediamo un po' il primo approccio della fisica, la rivelazione diretta. Ah, guarda che bel disegno. Il gran sasso, i grandi esperimenti che sono sotto il gran sasso. Sapete che sotto il gran sasso abbiamo degli esperimenti di fisica delle particelle. Metti sotto il gran sasso un blocco di germanio, fai degli esperimenti perché tu vuoi vedere se questo blocco di germanio viene attraversato magari da qualche particella di materia oscura che interagisce dentro quel blocco di germanio con la materia ordinaria, sputa fuori un elettrone, sputa fuori un po' di calore e noi riusciamo a catturare questo elettrone che viene rimbalzato fuori, che viene sputato fuori. Questo tipo di esperimento perché si mette sotto una montagna? Perché la montagna deve schermare dai raggi cosmici. Te l'ho detto ora. Ti ho detto che se tu metti il pollice così, c'hai questi 300 miliardi di neutrini e non sai quante altre particelle ti stanno attraversando in questo momento. Ma se tu te ne vai sotto al gran sasso, tu sei schermato dalla radiazione che arriva addosso. E noi abbiamo questa radiazione continua che ci arriva addosso, che non ci fa niente, non vi preoccupate. Non te preoccupa. Non te preoccupa. Non te fa niente. Però se te ne vai sotto al gran sasso, in realtà tu riesci a, diciamo, schermare, pulire, fare il cosiddetto silenzio della radiazione, no? Perché tu pulisci questa cosa e allora facendo un esperimento come si deve, tu può darsi che vai a beccare delle particelle di materia oscura. Guardiamo meglio questa storia dell'esperimento, ragazzi. Guardiamola meglio. Intanto ci sono altri esperimenti nel mondo, per esempio questo si chiama DUSEL, Deep Underground Science and Engineering Laboratory. Questo esperimento è nel North Dakota, negli Stati Uniti.
Come funziona questo esperimento? Anche qua siamo sotto la montagna. Allora, fondamentalmente questo esperimento funziona così. Guardate un po'. Noi abbiamo questo blocco di germanio, questo blocco purissimo di germanio, chiuso fra due elettrodi. Se una particella di materia oscura passa, entra, chiaramente siamo sotto la montagna, siamo super schermati, ok? Se questo blocco, questa particella, abbiamo la fortuna che arriva questa particella, tac, entra dentro il blocco, fa scatterare un elettrone, siccome queste, vedete queste due piastre, sono messe ad un certo potenziale, questi elettroni vengono risucchiati dalla piastra a potenziale positivo, dalla piastra positiva, è chiaro? Quindi noi vediamo un movimento di corrente. Questo elettrone viene fatto muovere perché è arrivata questa particella di materia oscura che ha interagito dentro il germanio, ha fatto scatterare degli elettroni che vengono tirati via. E quindi noi abbiamo un passaggio di microcorrente. Quindi la materia dark, fondamentalmente la materia oscura, fa due cose. Ionizzazione, e quindi ti crea questi elettroni che vengono acchiappati e ti produce calore. Perché ragazzi, questo esperimento viene tenuto ad una temperatura, ve prego, concentratevi, di 0.002 Kelvin. 0.002 Kelvin. Cioè lo zero assoluto, a meno 273 Celsius. A quella temperatura la materia è bloccata, è fermissima, non c'è calore. Ovviamente se arriva questa particella di materia oscura e fa scatterare fuori un elettrone, da un calcio, si produce anche calore. Quindi tu hai due cose da questo esperimento. Due cose c'hai. Hai ionizzazione, quindi produzione di elettroni, e calore. Allora, non ve la faccio difficile. La combinazione di questi due dati ti dà un certo numero, ti dà un certo evento, una certa probabilità. Allora, un esperimento simile nel 2010 è stato il primo che ci ha dato dei risultati per quanto riguarda la materia oscura. Sapete quanti eventi sono stati visti? Ragazzi, sono stati visti, mi dispiace dirvelo, due soli eventi che sono riconducibili a materia oscura. Due soli eventi. Questo esperimento si chiama CDMS e sta per Cryo Dark Matter Search. Ok? CDMS. Due soli eventi. Oltretutto, ragazzi, il problema è questo. Questi esperimenti sono complicatissimi. Sono molto, molto, molto complicati. Perché in realtà tu capisci bene che ogni cosa che noi abbiamo intorno a noi decade, crea decadimento radioattivo. Quel decadimento radioattivo produce particelle. Mo' io vi faccio vedere una cosa. La banana. Voi direte, perché la banana? Perché la banana contiene potassio e il potassio è un elemento che decade radioattivamente moltissimo. Quindi il problema di questi esperimenti, di questi blocchi di germanio, di cosa, come si chiama? Germanio, penso che si dice germanio. Di germanio, esattamente. Questi blocchi di esperimenti devono essere pulitissimi, cioè non ci deve essere niente intorno. Se una mezza unghia di un ricercatore va a cadere vicino a un esperimento, quella mezza unghia è quello che conti, quello, il ricercatore si è mangiato la banana, la banana è decaduta, ci sono dei positroni che vengono emessi, allora fondamentalmente in vicino a quell'esperimento ci sarà una produzione di positroni. Abbiamo fatto niente, l'abbiamo sporcato. Infatti guardate, vi faccio vedere una cosa che vi spaventerà, guardate, spaventatevi. Cioè l'esperimento deve essere purissimo, perché la dark matter ci si aspetta che dalla materia oscura ci si aspetta un evento per chilogrammo di rivelatore per anno. Ragazzi, un evento per chilogrammo, avete visto quel blocco di germanio? Un evento per chilogrammo di rivelatore per anno. La banana
la banana fa 10 miliardi di eventi per chilogrammo per anno. Quindi il problema è che questi esperimenti devono essere purissimi, purissimi. Eppure quella certezza che quei due eventi che hai visto sono di materia oscura non ce l'hai. Quindi qual è il risultato? Boh. Si può scrivere che hanno trovato la materia oscura? No. Secondo blocco di esperimenti. Rivelazione indiretta. Allora, voi sapete che noi siamo in una galassia. Io vi ho disegnato qua una galassia, il pianeta Terra, lo vedi il pianeta Terra? E intorno al pianeta Terra ho disegnato dei satelliti, dei rivelatori, che noi mettiamo nello spazio. Allora, noi abbiamo nello spazio diversi rivelatori che lavorano a materia oscura. Guardate da questa parte, dal braccio opposto della galassia, che cosa sta succedendo. Avete qua due particelle oscure di dark matter che in qualche punto della galassia, diciamo, interagiscono fra loro. Questa è un'ipotesi, stiamo facendo un'ipotesi. Interagiscono fra loro e danno un prodotto di interazione che tira fuori altre particelle. Avrete visto nella live delle particelle, io lo dirò meglio quando parleremo degli acceleratori al CERN, ne parleremo molto meglio di questa cosa. Quando fai degli esperimenti di fisica e fai collidere le particelle, vengono fuori dalla collisione tante altre particelle. Quindi dalla collisione di queste due particelle oscure può essere che uno ottenga, boom, queste due particelle collidono fra loro, può darsi che uno ottenga come risultato delle particelle, elettroni, protoni, cioè ottenga un eccesso di particelle note. Un eccesso di particelle note. Allora, i nostri satelliti, i nostri esperimenti nello spazio, questi esperimenti, approccio numero due, stanno cercando questi eccessi di particelle note. Hanno trovato questi eccessi riconducibili alla materia oscura? No! No. Terzo e ultimo approccio. E abbiamo finito. C'è un caldo pazzesco. Terzo e ultimo approccio. La produzione di materia oscura. Allora, ripeto, di questa roba qua ne parleremo meglio quando farò la lezione degli acceleratori fra due settimane. Cioè, tu hai questa... Guardate questa... Questo è l'esperimento CMS al CERN. Vi faccio notare l'essere umano, lo scienziato, che io ve l'ho disegnato. Guarda che... Lo riesce a vedere lo scienziato? Guarda. Vedi dove sta? Vedi che te l'ho disegnato, lo scienziato? Guarda come siamo piccoli. Guarda come siamo piccoli. Guarda come siamo piccoli. Guarda quanto è grande l'esperimento. Guarda quanto è grande. Guarda quanto è enorme. È pazzesco. Questa macchina bestiale che hanno costruito al CERN. Andate a visitare il CERN. Allora lì che cosa c'è? Guardate, vedete quelle due frecce bianche? Vedete le due frecce bianche che si vedono? Sono fasci di particelle, fasci di protoni che collidono da una parte e dall'altra. Tu hai uno scontro, una collisione centrale fra protoni da una parte all'altra. Allora, i fisici si aspettano nei prossimi anni che aumentando in energia, quindi salendo in energia, in valore di energia nel centro di massa dove avviene questo scontro, vengano fuori delle particelle più pesanti. Vi ricordate che prima abbiamo detto che può arrivare la particella oscura fino a 1000 gigabyte, cioè fino a un tera, fino a 1000 gigaelettronvolt, quindi fino a un tera elettronvolt. Si aspettano che aumentando l'energia nel centro di massa vengano fuori delle particelle che sono quelle viola, che io vi ho disegnato là, oscure. Finora sono venute fuori particelle oscure? No. Fine. Ho messo questo fine inondato da una miriade di particelle oscure. Ah, ragazzi, è bellissimo, come avete potuto vedere, è un argomento fantastico da pelle d'oca, da pelle d'oca. Io ringrazio tutti quelli che si sono connessi, vi voglio un bane che voi nemmeno ve l'immaginate, ma un bane, che vi voglio bane. Scrivete un po' di commenti perché li pubblichiamo. Quali nuovi oggetti?
è ancora tutto scuro. Certamente Maurizio, giustissimo, giustissimo, dice Main, quali nuovi oggetti astrofisici potremmo scoprire? Nuovi oggetti astrofisici intendi come galassie, pianeti, in quel senso chissà quant'altra roba c'è da scoprire. Di particelle io la vedo veramente molto molto dura. Mario dice oggi in Puglia fa caldissimo, è vero, tu immagina che io sto facendo lezione alla finestra aperta, il caldo che piace, tanto a noi amanti dell'estate, è vero, non speriamo di andare al mare. Dai, scrivete ragazzi. Scrivete, che bello, che bello. Bellissima live, professore, grazie Andrea, sono felice. Grazie prof, grazie Alessandro a te, grazie mille. Come la materia barionica esiste l'antimateria, per la materia oscura esiste l'antimateria oscura. Bellissimo! E certo, Alessandro, il problema è che non glielo dire a nessuno questa cosa. Non la dire, lo sai perché non la devi dire? Perché già c'hanno problemi per trovare la materia oscura. Zitto, no? Non parlare di antimateria oscura, per favore, per favore. Che bello, che meraviglia. Ragazzi, è stata bellissima, una live stupenda. Grazie a voi. Vi mando tanti, 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 tanti baci. Gabriele, grande, grazie a te, grazie a te. E nulla, niente, insomma, ripeto, martedì prossimo live sul bosone di Higgs e fra due martedì live sugli acceleratori di particelle al CERN. Non vi perdete queste due live perché saranno bellissime. Io ringrazio ancora una volta le scuole presenti oggi, studenti delle scuole Perugia, Tirano, Sondrio, Pomigliano d'Arco e Roma. Vi ricordo una cosa, tutti i lovini che sono connessi in questo momento, mettete live a questa mettete like a questa live, condividetela, dobbiamo diventare ancora di più. Io ho una sorpresa bellissima, ma non vi dico niente, perché questa sorpresa partirà quest'estate, ma non vi dico niente. Volevo ricordarvi che ci vediamo giovedì per la lezione di matematica. Se volete coinvolgere le vostre classi e volete che io saluti le vostre classi e le vostre scuole per le prossime live, ragazzi, non avete altro che da scrivermi su Instagram. Mandatemi un messaggio su Instagram e io coinvolgerò molto volentieri le vostre classi. Va bene? Vi voglio tanto bene, ci sono altri commenti, non so chi è che ha scritto, aspetta che metto un ciao Lovini alla prossima, chiaramente, e ancora tutti questi saluti meravigliosi che stanno arrivando dalle varie classi, fantastica lezione, che bello, grazie mille, ragazzi, grazie a voi, siete meravigliosi, fantastici, tanti baci, ciao, oscuro.